comunicazione più innovativa, intrattiene, esce dagli schemi e allarga i confini, un po' come la musica jazz. E dunque, quale migliore location del Blue Note per celebrarla? Nel Tempio dell'Eccellenza Musicale di Via Borsieri 37 a Milano è stata infatti eletta la migliore comunicazione italiana del 2016, che anche questa volta ha scelto l'autorevolezza degli NC Awards per essere rappresentata. Il premio di ADC Group, che si affida al giudizio delle aziende per stabilire il benchmark della creatività italiana, ha riunito in sessione plenaria i 35 professionisti della comunicazione che hanno composto la giuria dell'11ª edizione, sponsorizzata da Fox Networks Group. A guidarli quest'anno il direttore marketing Mercedes-Benz Italia, Cesare Salvini, che insieme al presidente di ADC Group, Salvatore Sagone, ha dato il via alla lunga giornata di lavori, attraverso cui sono state valutate le 25 campagne olistiche delle 59 in concorso entrate in shortlist agli NC Awards, ma anche le 12 finaliste tra le 38 iscritte al Brand for Entertainment, il premio patrocinato dall'Osservatorio del Branded Entertainment che per il secondo anno è stato ospitato dagli NC Awards. I lavori della giuria sono stati anche un'opportunità di formazione e networking per coloro che vi hanno assistito. ADC Group ha infatti offerto agli addetti ai lavori di prendere parte come pubblico alla maratona creativa animata in stile X Factor dalle live presentation, attraverso cui i rappresentanti delle strutture che hanno iscritto le campagne giunte in finale ne hanno esaltato il communication factor, fornendo elementi aggiuntivi rispetto alle case video mostrate e dando vita così ad un costruttivo confronto con i giurati. Anche il pubblico presente ha avuto voce in capitolo per determinare i vincitori di quest'anno, assegnando il proprio voto alla campagna finalista preferita attraverso l'app del premio ADC Group Eventi, realizzata da DigiVents. I progetti giunti in finale e in corsa per il massimo riconoscimento sono stati selezionati attraverso una precedente fase di voto online, attraverso cui la giuria ha eletto anche, tra le 241 campagne in concorso quest'anno agli NC Awards, i vincitori delle diverse tipologie nelle 5 aree previste dal bando, che verranno svelati durante la cerimonia di premiazione in programma il 23 maggio presso gli Eastend Studios di Milano. E ora la parola al presidente di giuria, Cesare Salvini. Da quanto abbiamo visto oggi, la comunicazione in Italia ha subito delle grandi trasformazioni. Stiamo andando in una direzione che non è più quella degli spot tradizionali che abbiamo visto qualche anno fa. Ovviamente oggi tutto si è spostato verso il contatto con le persone. Non parlo solamente di social media, ma parlo proprio di modalità di comunicazione anche innovative. Abbiamo notato oggi delle forme di comunicazione e di contatto, di interazione attraverso la tecnologia oppure attraverso l'umanità. Diverse delle campagne che abbiamo visto oggi, che rappresentano un po' lo stato dell'arte, almeno pensando che qui presenti ci sono il 40% delle capacità di investimento nazionale, abbiamo visto che le cose più originali comportano un contatto one to one con le persone o un contatto one to one con il cuore delle persone. Si va molto verso la tecnologia, sì, ma anche l'uso del cuore, il contatto personale, l'emozione vera che nasce nel momento in cui la tecnologia diventa un modo per aiutare i sentimenti e non solamente per aiutare gli strumenti.